Ragazzuoli, prima di lasciarvi al video volevo salutare il mio amico Frenzy2409 che ho saputo che è ricoverato in ospedale, quindi gli mando un saluto, un abbraccio e gli auguro una pronta guarigione per qualsiasi cosa sia successo, spero niente di grave. Detto questo, signori miei, vi lascio al video. Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo tornati col Brawl Stars, signori miei. Allora, prima di partire col video vi ricordo sempre di lasciare like, commenti, suggerimenti e il supporto. Fatemi capire se questa serie vi piace oppure no. Fatemi sapere se i soprannomi che ho dato ai miei personaggi vi piacciono oppure no. O comunque consigliatemi degli altri. Detto questo vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate sia su Facebook che su Instagram. E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni potete farlo. Tutto l'ambaradan lo trovate nei link in descrizione al video. Detto questo non perdiamo altro tempo e partiamo, signori miei. Allora, ragazzuoli, noi siamo a 46 teschi per sbloccare il prossimo Brawl Pass. L'altra volta ieri abbiamo fatto 4 vittorie su 4 con il nostro Little Tony. Oggi, signori miei, andremo sempre a giocare a calcio, ma invece utilizzeremo qualcuno che non abbiamo mai utilizzato. Chi utilizziamo? Il Pocio, lo scheletro pazzo o l'orso Yogi? Scheletro pazzo, gli orso Yogi. Utilizziamo scheletro pazzo, dai, che è ancora a livello 1, se non sbaglio. Sì, grado 1, grado 1, livello 4, dai. Proviamo il messicano pazzo. Il messicano pazzo col gioco di calcio, ok. Proviamo, signori, non ho mai giocato col messicano, vediamo cosa sa fare. Dobbiamo fare due gol per segnare, ma dovremmo anche fare salire gli altri perché sennò avremo tanti occhio. Oh, attenzione, 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 qui inizia male. Io non so neanche che tipo di colpi riesce a fare il messicano pazzo, che però riesce a rubare subito un pallone interessante. Il messicano pazzo se ne va sulla fascia è da solo. Il messicano punta alla porta, attenzione, il revolver lo va a chiudere sulla questa parte, lui fa il giro, si nasconde sull'erba il revolver, però nessuno lo vede. Attenzione, lo scheletro pazzo entra in aria. Attenzione, davanti all'area di rigore. Scheletro pazzo segna subito lui. Grande 1-0. Azione di scheletro pazzo bellissima. Scusate, evitiamo di perdere il pallone. Grazie, recuperiamo questo pallone. Grande Re Mysterio. Vattene, Re Mysterio. Ti copro io, Re Mysterio. No, no, ha fatto tutte cose lui. Recupero allora io la palla. Mamma mia, che cacciata terribile. Scheletro pazzo, attenzione, gira tutti. Doppietta, doppietta di scheletro pazzo. Raga, io non so come ho vinto questa partita. Io non so assolutamente come ho fatto a vincere questa partita. Doppietta di scheletro pazzo che le ha suonate a tutti nel vero senso della parola. Bella così, va bene ragazzoli, zitti. Ci siamo portati a casa la vittoria, va bene così. Siamo a 374 Brawl Pass, va bene. Stiamo anche per sbloccare Brutus, forse, se non sbaglio. Sì. Ah, si chiama Bull, sblocca Bull. Mi serve un soprannome per questo qua, raga. Quindi pensate a qualcosa di interessante perché mi serve un soprannome per lui. Andiamo nuovamente in campo, signori miei. Andiamo di nuovo in campo. Dopo la doppietta personale si parla già del Barcellona che voglio acquistare il nostro scheletro pazzo, ma non ci facciamo attrarre dalle lusinghe, continuiamo a fare il nostro gioco pulito, ok? Recuperiamo subito la palla, il nostro scheletro pazzo recupera la palla, se ne va ancora una volta sulla fascia, evita Re Mysterio che cerca un intervento distruttivo e punta all'area di rigore, attenzione! Scheletro pazzo, entri in aria, scheletro pazzo! Non lo ferma nessuno, scheletro pazzo, signori miei! 1-0 subito! 1-0 subito per scheletro pazzo, attenzione, Re Mysterio! Re Mysterio se n'è andato! Perché non spara lo scheletro pazzo? Scheletro pazzo non spara mai. Ok, abbiamo recuperato la palla. No, ce l'ha il nostro compagno di squadra. Ok, attenzione a Re Mysterio che stiamo da tutt'altra parte. Attenzione! Attenzione, attenzione! Siamo morti, porca miseria! Abbiamo la resistenza di una lumaca praticamente. Attenzione! Solo davanti all'area di rigore! Ha segnato? Sì, ha segnato! Ali! Ali! Il principe Ali ha segnato! 2-0, prendi e porta a casa, signori miei! 2 su 2! Mamma mia, raga, io non so cosa dirvi! Cioè, stiamo andando alla grande! Stiamo andando alla grande! Il nostro scheletro pazzo sale a livello 2! Grado 2, scusatemi! Prendiamo tanti bellissimi teschi! Va bene così, mi sto un attimo facendo prendere dall'ansia! Allora, è successo di tutto, signori! Abbiamo il Brawl Pass! E abbiamo pure Brutus da poter sbloccare, che non si chiama Brutus ma si chiama Bull. Sblocchiamo Bull, signori miei. Bello così, nuovo brawler per noi. Mi serve un soprannome per questo uomo dal ciuffo. Allora, Brawl, cammino dei trofei. Bull causa danni spaventosi quando colpisce i nemici a bruciapelo. Col suo fucile, con la sua super carica, come un fuoco. Vabbè, sì, è molto forte, abbiamo capito.
Nuovo obiettivo, missioni a 300 coppe. Va bene, noi già siamo arrivati a 253 coppe, raga. Non bisogna scherzarci, raga. Sto andando bene, sto andando bene. Andiamo a sbloccare il pass di livello 10. Di livello 10, una cassa enorme, raga. Spero di trovarci tantissime cose. A questo punto mi sta proprio facendo tirare da questo gioco in maniera paurosa. Allora, cassa enorme per noi. Che troviamo? 28 monete d'oro. Magari qualcuno in più me ne poteva dare. Punti energia per il pocio, che sta andando anche oltre il suo limite. Grande pocio. Punti energia per Little Tony, che sale anche lui a livello 50. Lo possiamo migliorare anche a Little Tony. E poi no, abbiamo sbloccato un altro brawler. Chi è costui? Oh, Bender l'ubiacone, bombardino. Abbiamo sbloccato Bender, signori miei. Chi conosce Futurama capisce di cosa sto parlando. Abbiamo sbloccato Bender, grande. Bello così, due brawler in un solo episodio. La prossima sarà una mega cassa che si troverà al prossimo Brawl Pass. Il prossimo Brawl Pass è a 400 teschi. Ok, allora scusatemi un attimo, mi fate vedere. Abbiamo preso Brutus che ha l'anello al naso. Dai, c'ha l'anello al naso, il toro. Il toro, perfetto, lui sarà il toro, signori miei. Bull è il toro, cioè uno con l'anello al naso, come lo puoi chiamare? Solamente il toro. E poi abbiamo sbloccato Bender, che in realtà si chiama Bombardino, ma ripeto, per chi conosce Futurama sa di chi sto parlando. Abbiamo sbloccato Bender, perfetto. Abbiamo tanti bei soprannomi già dati ai nostri eroi. Mamma mia, cosa c'è qua da sbloccare ancora? Quanti ne dovremo trovare? Mamma mia. Prima o poi ci arriveremo, raga. Prima o poi ci arriveremo, forse un giorno, chissà. Allora, io direi facciamo un'altra partita, così intanto mettiamo dentro sia coppe che teschi. Dai, facciamo un'ultima partita col messicano pazzo. Col messicano pazzo, ora anche il Real Madrid si è fatto sentire per il messicano pazzo, perché non hanno trovato ancora un sostituto degno al Real per Cristiano Ronaldo. Quindi recuperiamo la palla, recuperiamo la palla, calma, calma, calma. Ora la tattica col messicano pazzo è sempre la stessa. Recuperiamo la palla e partiamo sulla fascia. Attenzione, non ci chiude nessuno. Attenzione, l'orso Yogi viene a chiudere di qua. Noi evitiamo i tranelli del bombardino. Attenzione, entriamo in area. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Messicano pazzo porta in vantaggio la sua squadra con 1-0, bellissimo. Ok, Messicano pazzo palla. Ok, palla a centrocampo. Serie di batti e ribatti a centrocampo. La palla non si sa dove sia. Ok, è nostra. Ok. Calma, calma, calma. Calma, 2-0. Raga, ne abbiamo fatti 3 su 3. Mamma mia, 3 vittorie su 3. Non, babbo, io non so che cosa dire, raga. Non ho mai perso sul calcio su Brawl. Spettacolo, il nostro messicano pazzo sale a grado 3. Va bene così, raga. Tanti altri bellissimi teschi per noi, che li mettiamo in saccoccia. Coppe per noi e teschi per noi, 261 e 34 a Brawl Pass. Perfetto, ragazzi. Detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao.